Un applauso per Adolfo Urso. A questo punto il mio ruolo è finito. Io ho fatto il butta dentro. Scusate, c'è anche Lollo. Salutiamo anche Lollo, detto Lollo Brigida. Non Gina, però, si chiama Francesco. Francesco, ti sei preso un applauso gratis. Allora, io vi lascio nelle mani sapienti di Adolfo Urso. Grazie. Grazie Ignazio. Non vengo dal barbiere, vengo da un altro continente. Sono arrivato stanotte, non ho dormito, però ci siamo qui e mi fa piacere di essere qui con voi un'altra volta. Nel retro ovviamente si stanno preparando gli attori di questa... di questo incontro, cioè il direttore del Tempo Gianmarco Chiocci, che intervisterà Nello Musmeci. Nello Musmeci è il candidato che noi, che Giorgia Meloni, ha fortemente voluto per questa campagna elettorale difficile e decisiva in Sicilia. Voi ricorderete che si votò 5 anni fa in Sicilia, 5 anni fa la sconfitta in Sicilia dovuta alle divisioni del centrodestra aprì la strada da una parte al successo della sinistra e ne abbiamo pagati tutti le conseguenze e soprattutto le ha pagato la Sicilia col governatore Crocetta, il peggiore della storia del Parlamento siciliano, e dall'altra al successo di Grillo che in Sicilia ottenne questo risultato. Ebbene, 5 anni dopo si ripropone lo stesso confronto tra centrosinistra, centrodestra e Grillo. Sono qui, li puoi chiamare. E stavolta Nello Musmeci, che qui spero che salga in platea, è il candidato che la destra ha fortemente voluto. È il candidato che è in testa ai sondaggi. A me piacerebbe già qui presentarlo come il governatore della Sicilia. Nello è uno di noi, è uno che viene dalla nostra storia e il suo successo in Sicilia potrebbe riaffermare, segnalare, evidenziare il successo del centrodestra a livello nazionale. Gianmarco Chiocci, direttore del Tempo, intervisterà lui, intervisterà Nello in questa. Voi sedetemi un attimo così presento un po' l'argomento, la Sicilia. L'altro giorno Nello è uscita una statistica europea, la Sicilia è l'ultima regione nell'Unione Europea, insieme a una lontana regione della Bulgaria, l'ultima regione dell'Unione Europea per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile. Un dramma per un'intera generazione. La Sicilia, col governo Crocetta, più delle altre regioni meridionali, in fondo alla classifica nel recupero rispetto alla crisi del 1997. La Sicilia è ancora 12 punti di prodotto interno lordo indietro rispetto a 10 anni fa. Il dramma di un'intera generazione di giovani che sta abbandonando quella terra e trova magari soddisfazione nelle capitali del nord Europa. La Sicilia è anche la regione dove Grillo sta cercando la spallata. L'avete letto sui giornali? 7 comuni amministra Grillo in Sicilia, 7 comuni. 4 sono in dissesto finanziario. 4 su 7 sono già in dissesto finanziario. 2 hanno sindaci indagati, 1 l'altro giorno, il comune più importante che loro amministrano, Bagheria, ha avuto un sindaco di 5 stelle che l'obbligo di firma, e hanno richiesto l'arresto per lui i magistrati, l'obbligo di firma quotidiano per reati di poco conto, per reati quali riciclaggio di futuri, di rifiuti, per reati quali abusivismo. Questa è la bandiera che 5 Stelle ha in Sicilia. Ovviamente lui si è autosospeso dal partito, ma non da sindaco, e continua a essere il sindaco, che ogni mattina firma in questura, ogni mattina. Ecco, in Sicilia si, in questi giorni di campagna elettorale, si manifesta quello che sarà la campagna elettorale nazionale. La vittoria in Sicilia possibile del centrodestra con una bandiera della destra, come Nello Musmeci, può segnare la rinascita di quella Sicilia, deve segnare anche la rinascita del centrodestra in Italia.
Nello ha fatto una campagna lunga stavolta, non si è arreso, e con questa campagna lunga diventerà bellissima, che è uno slogan straordinario, perché secondo me è lo slogan che amava fortemente un altro di noi, uno di noi, che in Sicilia per noi in Italia è la bandiera. Io credo che Nello questo si possa dedicare, questa sala e questa campagna elettorale. Io mi auguro questo riscatto della Sicilia, dedicarlo a Paolo Borsellino, dedicarlo a chi non si è arreso e con la sua immagine in qualche misura segna il viatico per i giovani della Sicilia. La Sicilia può avere un futuro. Oggi è in fondo alle classifiche europee, lo dicevo prima, l'ultima delle regioni d'Europa come tasso di occupazione giovanile, d'Europa. E l'ultima tra le regioni meridionali italiane come tasso di recupero. Eppure in questo deserto siciliano, segnato anche dall'abbandono in Sicilia delle due grandi imprese, quella pubblica, l'Eni sta abbandonando la Sicilia, e quella privata, la Fiat, ha aperto a Detroit negli Stati Uniti, ha chiuso uno stabilimento in Italia, quale ha chiuso? Quello di Termini Imerese. Ha chiuso e abbandonato la Sicilia per dare ricchezza, futuro, alle fabbriche automobilistiche americane. La Sicilia è questo deserto, la Sicilia può rinascere. Noi abbiamo presentato con Giorgia un programma di Fratelli d'Italia, non a caso a Termini Imerese, in quella città industriale abbandonata dalla Fiat, in uno sviluppo sbagliato. Non a caso lì un programma economico per la rinascita della Sicilia su due cardini: il turismo, la logistica e i trasporti. La Sicilia è l'ultima delle terre europee e la capitale, o può diventare la capitale del turismo europeo. Il turismo si rivolge già verso la Sicilia, verso il nostro mezzogiorno, perché fuori c'è il terrorismo. Il turismo ovviamente non può più andare in Egitto, non può più andare in Tunisia, ha difficoltà in Marocco, soprattutto ovviamente in Turchia, e si rivolge alla Sicilia, che non ha le strutture però per farlo. Cresce, ma poco rispetto a quanto potrebbe crescere. Ma la Sicilia è anche al centro del Mediterraneo. Tra poco sarà funzionale il raddoppio del canale di Suez. Il raddoppio del canale di Suez finanziato dai cinesi. Le merci d'Oriente verso il Mediterraneo. Oggi le merci d'Oriente attraverso il canale di Suez, sapete dove vengono sbarcate e sdoganate? Per il 10% nel porto del nord Italia, per il 90% le merci che passano al canale di Suez arrivano in Europa e vengono sdoganate a Rotterdam, ad Amsterdam, ad Amburgo, nel nord Europa. Vengono sdoganate lì e poi vengono distribuite anche in Italia. Questo è un paradosso di uno sviluppo sbagliato. La Sicilia al centro della logistica, dei trasporti, del turismo, può essere e deve essere la capitale del turismo, dei trasporti, della logistica europea. Ha bisogno di una sveglia. Dopo Crocetta, che è stato sicuramente il peggiore dei governatori siciliani, Nello Musmeci, cioè la destra, finalmente, davvero la destra, al governo della Sicilia può rappresentare una svolta. Quella svolta, a poche settimane dal voto nazionale, può indicare la strada a tutta l'Italia. Per questo, Nello, con te, Giorgia ti ha fortemente voluto, anche quando gli altri alleati in qualche misura avevano qualche altra opzione o perplessità. Io credo che i sondaggi ci diano ragione, soprattutto se ce lo daranno i giovani siciliani tra breve, quando andranno a votare e finalmente si riapproprieranno del proprio futuro nella propria isola, finalmente non dovranno più emigrare, abbandonare quella terra. Forza, se uno di noi sarà il nostro candidato governatore della Sicilia.